si era mai visto che il merrettone arrivasse prima a un appuntamento. E invece... Stelline, buongiorno, guardate con chi siamo oggi. Con Carlo, che con questo freddo mi ha fatto uscire di casa, voglio morire. Carlo, cosa propone il menù oggi? Il menù propone del gran fango. E via, ho visto che già tu ieri hai dato. Le magnate, sì, questo è il remasullo di ieri. Iniziamo bene, la presa non va, quindi improvvisiamo la allora già si preannuncia un gran giretto. Okay, sì. Allora, ma tu non hai visto qua com'è? Non c'è niente. Perfetto. Guarda per il gas dietro. E via, dai. Speriamo bene, guarda qua come sono messo. Siamo qui oggi riuniti io e Carlo per un giretto, spero abbastanza tranquillo. Ma com'è che già è partito tutto? Zone Bologna, Forlì, non lo so, sta facendo tutto lui. Mi ha inviato una traccia, mi ha detto Federico guarda questa traccia, ho detto sembra carina, vediamo un po' che cazzo dobbiamo fare. E anche perché era da tanto che non guidavo la cappona e ho la ruota anteriore completamente finita e quindi speriamo di fare i bravi. Ah, ho cambiato anche l'impostazione della GoPro. Prima era 4K 60 ampio, adesso è diventato 4K 30 fps super view. Fatemi anche sapere se vi piace la GoPro montata sulla mentoniera oppure di lato al casco. Insieme a me questa giornata di moto. Mamma mia, io di prima mattina sono proprio pazzo. Se io ho bisogno di almeno mezza giornata di assestamento, ogni volta cambio 3 moto al giorno e prima che mi abitui passano almeno 3 ore. Grazie. Meno male che non ho messo le protezioni del faro. Che spettacolo questa cappona, ragazzi. Che spettacolo. E primo jolly. E la moto qua non tiene niente. Io sono, se non sbaglio, con la Capra X dietro e con una Mitas E10 davanti risalente a 3 mesi fa, che è completamente come se fosse slick e quindi c'è da stare molto ma molto attenti. Bello, sono tornati a funzionare, hanno iniziato a funzionare pure i sensori delle gomme. È tutta così, non è lunghissima, sono un paio di tornanti a salire. Andiamo. Wow, la pietra viscida. Mamma mia, senti come batte. Aia. Evitiamo qua. Minchia! Quasi quasi meglio la cosa viscida. Mamma mia! Già sento che l'anteriore è a terra. Senti, catena! Non mi mollare proprio adesso! Federico, perché ti sei lanciato così? Bellissimo! Grazie Carletto! Ne sarò grato se porto a casa le penne quest'oggi. Anch'io mi sono già giocato il primo jolly al secondo tornante. Sì. Aspetta che stacco qua. Questo? Era bastardino, era. Sì. Contropendenze di cazzo di tornanti, però noi dopo si alla su sul crinale. Sì? Se vuoi dronare dopo. Sì, che mi manca. Bellissimo. Vabbè, questo amo questa moto. Perché ti permette di fare in off le cose giuste, no? Cioè non le mulattiere, le cose insomma difficili, le cose giuste, no? Che un adventure bike ti dovrebbe permettere di fare. E poi su strada viaggi da Dio, fai giusto due accorgimenti, cambi sella, metti i riser se sei un pelino più alto. E poi ragazzi, ci fai di tutto. Con questo ci vai anche in Mongolia. Vediamo cosa propone la casa. Cioè io starei giornate intere sopra la moto a fare zig zag. Così, ti giuro, cioè, mi mette di un rilassamento interiore che voi proprio non avete idea. Madonna! Cioè, ma io qua scaricherò tutte le batterie della GoPro. Dai, com'è? Quello di cui avevo bisogno. Rilassato. Bellissimo. Giochi, ti diverti. Ho già la ruota anteriore a 1,4. Infomoto e via. Ho di nuovo la pressione anteriore del pneumatico anteriore a 1,4. Ogni pietra che prendo è un'altra bozza sul cerchio. Grande Federichino. Quindi adesso mettere lì col compressore, portare almeno a 2 e cercare di prendere meno pietre possibili. Guarda, abbiamo fatto una piccola sosta, metti sia pipì, e io stranamente l'ho trovato con un po' di difficoltà. Adesso ci provo io. Adesso ci prova Carlo. Io a vedere se lo trovo. E niente, adesso... Ah, per adesso bellissimo. Strade, sì, sterratoni, fango, pozzanghere. L'hai trovato? Sì, ma figa niente. Però. Figa non l'abbiamo vista. Fin qui non abbiamo visto neanche una figa, stranamente. Stiamo riducendo le moto a porpetta. E io adesso devo usare il compressore per gonfiare quella anteriore che è a cerchio. Ma perché tu mi hai detto ogni volta che prendo una botta questo senti proprio la pressione adesso il cerchio che ti ha perbozzato e ogni volta che prendo una botta sento la botta dal cerchio e poi cosa bisogna avere il cerchio tubeless ora io sulla mia non li ho no questi sono tubeless e poi sì almeno santo compressore Xiaomi. Paleoliche, paleo, che posto fantastico è Carletto, grazie, wow, quante volte ho rischiato di ammazzarmi con la cosa così? Sì ragazzi, veramente, per fare queste riprese con la Insta360 One X2 ho rischiato un bel po' di volte. Però almeno qui il fondo lo permetteva. Ma quindi ditemi, vi piacciono queste nuove grafiche per la cappona? A me fanno impazzire. Mi sarebbe piaciuto collegare l'interfono, il mio interfono, quello di Carlo, solo che io steno, lui è Midland e non siamo riusciti a collegarlo né con... come cellulare né come intercom Bluetooth. Dio buono, sti cazzo di interfoni fanno incazzare ogni tanto. È da quest'estate che non vi vedo, vi siete mancate perché tutte le strade che passano sotto di voi sono sempre tutte bellissime. Io devo cercare di evitare più pietre. Madonna, che c'è da possibili, ecco. Dentro... Vediamo se riusciamo a fare una tronatina, va. Ah ragazzi, che stato di benessere che c'è in moto. Starei ore e ore qua sopra. Poi sicuramente mi fracasserò i coglioni perché io sono fatto così. Dopo un po' esaspero a fare una roba, eh? Poi mi fracassi. Dio, che spettacolo di giro! Ragazzi, non so come il drone non si sia ancora schiantato, anche perché sta volando basso, ci sono rami. Ed è, stanno venendo delle riprese figherrime, veramente veramente figa. Peccato non si possa accelerare un po' il passo, però va bene, va bene anche così. Almeno riacquistiamo sensibilità alle dita, che io a furia di guidare il drone quando ti seguivo dopo un po'. Ti ho detto 3 gradi, croccantina. La vuoi vendere questa moto? Ma cos'è? Ah, la Tiger? Sì, questa qui prenderò la cappona, il prossimo anno l'idea è quella. E tua moglie poi? Voglio mettere dietro sulla cappona. È precisa. No, perché pensavo ti buttasse fuori di casa. No, 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 basta che ne entri una sola. Uscirne una e entrarne una. Carlo, ma quindi scusa, tu hai la Triumph, però... 3 cilindri. 1, 2, 3. 3 cilindri. Sono proiettato verso il futuro. Sapevo... Perché sai già. Esatto. Poi sapevo che vieni tu con la cappona e quindi... Cioè, allora dobbiamo fare cambio. Nel caso lì la pressa, ho detto, visto che lui ha tutto abbigliamento più tecnico del mio, se vuoi far cambio, almeno io ci guadagno. Sono qualcosa di livello superiore. Adesso ci prendiamo un crostone e praticamente la GoPro, che ho cambiato scheda SD, l'ho messa da 256 e ogni tanto boh, si stacca la registrazione, quindi devo capire il perché. No, io ho capito così. Io ho capito per come sono. Conferma con una macchina. State finché vi pare. Intanto non c'è problema. Noi tutto bene, giornata splendida. Per ora siamo in piedi tutti e due e basta, ce la godiamo, dai. Che zozzeria. Tanto off. Meno male, visto anche la fortuna di conoscere gente indigena e che giustamente ti porta a luoghi che frequentano. Te li dico, il singolare plurale. Cioè vado tutta la strada che poi scende. In tutto questo, dove minchia siamo? Siamo sul confine tra Pennino Emiliano e Toscana. No. Innamorato. No, sono zone stupende qua. Innamorato. Fango, pesciolini. Poi minchia le foglie qua. Questa può essere proprio classica traccia per un giro inverno... autunno, autunno-inverno 2024, perché comunque anche le strade sterrate sì, si becca fango, neve, però soprattutto in questi posti è pericolosissimo perché quando piove praticamente poi diventa tutto argilla e con le maxi rimani impantanato e non ne esci più. Ma che bello! Grazie Carlo, grazie! E grazie anche a te, piccola mia. Nonostante il cerchio davanti, per adesso mi stai portando dove devi. 09 minchia? 09. Vuol dire che fra un po' ci dobbiamo fermare che... Sì, anzi, metto... Qua, no, metto qua. Vediamo se riesco a dare una gonfiata perché a 09 io mi ammazzo. Ah, una cosa che io mi dimentico sempre di fare è pulire la catena o le ARL. No, no, per me è una cosa... È un altro pianeta. Sì. Ma poi questa qua sbatte come una pazza. Non ho trovato posti dove infrattarci però. Ma va bene, che da tanto io non facciamo minchiate. Va benissimo, guarda qua. Ogni mezz'ora devo stare con l'arrotino. Stavamo dicendo proprio questo con Carlo. Cioè, la moto ti rilassa. C'è anche i miei compagni di squadra, no? Quando mi vedono arrivare al palazzetto e mi vedono sorridente mi chiedono: Federico, ti sei fatto un giretto in moto? E io dico sì. Ma perché mi fa bene all'anima, al corpo, allo spirito. Cioè al corpo solo quando non faccio le classiche minchiate. Però c'è proprio uno stato fisico-mentale che vorrei non mi abbandoni. Andiamo a funghi quest'oggi, con la cappona, con le grafiche nuove. Che meraviglia! Ah, mi manchi moto, ti vorrei utilizzare H24. Che mappa vuoi? Tranquilla che c'è. Vabbè, te la ti lascio questa. Occhio soltanto all'anteriore che è un po' devastato. È la manopole riscaldata che vanno. Le manopole che vanno. Ah, Carlo sta provando la mia moto e non ha capito che deve stare sempre lì a cambiare marcia, altrimenti la catena lo scuote tipo albero d'oliva. Pensavo non volessi più scendere. No, cioè io mi faccio male quando... Ma... La leva del cambio l'hai alzata tu per l'off-road? Sì. Ah ok, infatti inizialmente non riuscivo a trovare... No, no, l'ho alzata, guarda, perché ho gli stivali che sono... Perché me l'aspettavo più pesante? No, una volta che sali è impressionante. No, più che altro ho visto fare così, ma hai la mappa quella con meno cavalli di tutti. Lo so. Io ero 95, ragazzi. Sì. 3 cilindri, che è un'erogazione completamente diversa, subito la coppia sotto che... No, no, fa paura. Ti devo dire che qui devi stare molto più attento alle marce, a scalare di più, anche perché c'è la catena che è lenta in questo momento. Comunque ho sentito che mi è già scodata un filo salendo. Sì. Wow, quanto fango! Jolly, jolly! Io invece il mio jolly, devo essere sincero, me lo sono giocato malissimo. Vado. E via! E via! Meno male che sono caduto da sto lato. Va bene, ci sta, ci sta. E secondo te non sono volato dopo un metro? No, no, ero fermo. Lo sai all'inizio che c'erano i due canali? Vado per prenderne uno. No, no, fortunatamente. No, no, ma cioè ero fermo. Carlo, mi sono portato... mi sono portato... Federichino si è preso un souvenir del giro, perché gli è piaciuto tanto. Allora alla fine ho detto, ciò che mi porto un pezzo di terra a casa. Una zolla a casa mi sono portato. Adesso la mettiamo nella borsa e siamo... Vabbè, oh, cazzo, c'è la gente che paga per le protezioni, per le cose. La zolletta di terra adesso si indurisce, non la schiodi più. Madonna, come siamo messi. Allora siamo a Brisighella, vediamoci sto caffè a Brisighella, va. Oh, la moto come nuova, che bello. Mi sono accorto che la zolla qui praticamente aveva fatto entrare una pietra e questo si era ammaccato. Ho detto porca puttana, ho fatto un danno gigante con la tuta di merda. Appena ho tolto la pietra è tornato in posizione normale. Ho capito come funzionano queste plastiche, meno male. No, ci siamo fatti stare una pesca. Una pesca, ragazzi. Meno male che anche questo qua era impermeabile, almeno mi sono dato una scappata perché ero in condizioni... Tatone, ti devo ringraziare. Piacere mio, quando vuoi. È stato veramente un gran bel giro. Quando giusto, vuoi. Giusto per le max, un po' di fango, belle cadute, però perfetto. Scesa croccante, l'ultima. Dove abbiamo dato il muso. No, siamo andati alla grande. Quindi dai il permesso per questa traccia? Vai! Quando la fai però mi chiami che non più. Oh, così ci divertiamo. Carlo vi può dare una mano per qualsiasi cosa e anche per sistemare i fusibili delle moto. C'è anche qualcuno dei fusibili che avanzano. Gentilmente me li può allungare. Anche una presa 12 volte. Cioè, così è, proprio... Se lo trovano. Federico metterà PayPal per farmi... Che coglione. Se metti io non mi caga nessuno, quindi non arrivano i soldi. Grazie Tato, buon rientro. Ciao ragazzi, è stato un video un po' lungo ma volevo farvi vedere proprio ogni singolo passaggio della giornata meravigliosa che ho passato con Carlo e la Cappona. Quindi grazie Carlo, grazie Cappona. E mi dispiace che ultimamente sono un po' assente, ma tra partite e allenamenti sono veramente full. E non vi spaventate, la Cappona è ancora qui con me in garage. Sono in contatto con Bartubless per cambiare i cerchi, perché questi originali non sono cosa. È vero che ho la scusante che non funzionavano i sensori pressione, però dai, insomma, un po' fragilini mi sembrano. E quindi niente, spero che vi sia piaciuto, ci vediamo al prossimo video. È stato un piacere condividere con voi questa ennesima avventura.